Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenute nel mio video acquisti e regali dell'ultimo periodo. Vedete il frame e l'inquadratura un pochino diversi, ma per il momento non posso accomodarmi alla mia poltrona dove vi mostro i prodotti acquistati perché sono sprovvista di cavalletto. In questo momento voi siete sul davanzale della mia finestra e ho un piccolo cavalletto che vi sostiene, il quale non potrei utilizzare per registrare da là fuori. Quindi ritorniamo un pochino in questa inquadratura per alcuni video. Ora lo cercherò un altro cavalletto online e lo recupererò nel giro di poco. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare è un pensiero floreale che mi è arrivato a casa da Colvi, sì, si deve pronunciare così, thecolvico.com/it. Vi lascio giù nell'info box il link. Questa è l'altra cartolina che mi è arrivata e vabbè, qua c'era un targhettino che chiedeva di bere e mi è arrivato questo bellissimo bouquet di fiori. Ci sono delle rose, dei garofani, e il resto non so. Questo bouquet si dovrebbe chiamare Wonderful, no, Wonderland, ho sbagliato, sorry. Nulla, mi è arrivato oggi, consigliano di tenerlo in acqua, cambiarla ogni 2 giorni, al quale aggiungere questa soluzione di cibo per piante, per fiori decisi, per farlo durare di più. E una volta terminati le bustine che arrivano in omaggio, si può aggiungere all'acqua del limone e dello zucchero per continuare a dare nutrimento ai fiori recisi. Il bouquet è bellissimo, è molto profumato, ci sono 4 rose rosse scarlatte stupende, veramente un bellissimo pensiero, l'ho messo in questo vaso trasparente e nulla, veramente molto molto bello. Sempre in confezione c'era anche questa pochettina in tela tessuto grezzo che può sempre servire e anche sembra abbastanza capiente per trucchi, vabbè, thank you. Poi proseguiamo. Di recente è stato di recente, nì. A marzo è stato il mio compleanno e di recente ho visto una delle mie più care amiche e mi ha di recente, quando si è sbloccato il tutto, sono un po' impappinata oggi. Quando si è sbloccata l'Italia, quindi è finito il lockdown, ho rivisto la mia amica, la quale mi aveva preso un pensiero per il compleanno e me l'ha portato. Allora, tiriamo fuori dalla busta. Scusate il caos. Ci sono, eccomi. Allora, mi ha preso della Yves Rocher. Riparazione più antinquinamento, una maschera flash ossigenante con estratto super concentrato di afolia, afolebo, non so come si pronunci. Molto interessante, non vedo l'ora di iniziare a utilizzare. Poi uno shampoo, sempre della Yves Rocher, lo shampoo trattamento e nutri riparatore per capelli molto secchi o rovinati. All'olio di jojoba 300 ml. Sono molto curiosa di provare questo shampoo, anche se ho tagliato i capelli 2 settimane fa. Ovviamente al momento sono ancora belli, ma li vorrei tenere abbastanza belli più a lungo possibile. Sempre della Yves Rocher mi ha preso cosa sei? Trattamento notte, capelli molto secchi o rovinati, sempre all'olio di jojoba, credo che sia una maschera. Riparazione. Sì, credo di sì. Ok. Con l'EcoTubo, quello che ha il 25% di plastica in meno, sono molto contenta. E le hanno dato un campioncino di, credo che sia rossetto, Grand Rouge Elixir. Sì, credo che sia un rossetto in numerazione.
102, un bellissimo color nude, ma comunque caldo che si vede, quasi bellitore di labbra. Poi, continuando a sbirciare tra i miei acquisti, sono passata da Idea Bellezza di recente e ho preso, un attimo, che tiro quello, sempre allo stesso principio, cercavo di non far caos, questa la possiamo lanciare via. Ho iniziato a procurarmi le creme per la stagione estiva. Quest'anno ho deciso di provare questa della Omnia Latte Solare Ecobiologico Bimbi SPF 50 più, molto alta per viso e corpo. Per il viso non utilizzerò questa, ma ho comprato una crema a parte. Vabbè, senza siliconi, senza parabeni, filtri UV chimici. Ok, e utilizzerò questo. Sono molto curiosa di vedere questo prodotto e sono stata omaggiata di alcuni campioncini. Qua vabbè c'è lo scontrino, l'ho pagato, era in offerta, l'ho pagato invece di 20,95 euro, l'ho pagato 13,95 euro con 7 euro di sconto. E sono stata omaggiata di due creme della Shiseido Men, ma non importa, è un trattamento rivitalizzante. Sempre gradito, poi Shiseido è un bel marchio di skincare e sinceramente non mi interessa che per men, tanto il viso della men o della woman è same, quindi benissimo. E altri tre piccoli campioncini, sempre la stessa crema, è una crema anti-rughe levigante. Perfetto, veramente non potrei chiedere di meglio, sinceramente. Due campioncini Shiseido e non si tirano certo via. Eccola qua, questa invece è la crema solare che ho scelto per il viso, sempre della, questa dell'Equilibria, l'Equilibria, no Equilibria, all'aloe, crema solare UVA viso anti-age, SPF 50+, protezione molto alta, Pro Sun UV Complex con il 20% di aloe vera, vabbè, resiste all'acqua senza profumo con l'olio di argan. IR con ingredienti naturali ad azione. Ok, ho preferito questa qui, uno perché dell'equilibrio mi fido molto di questa marca, due da 75 ml, una cosa rara per le creme viso, di solito comunque sono da 50. Poi ho preso della Garnier la crema viso che inizierò a utilizzare a breve appena quella che ho ora termina. L'ho pagata 3,79 euro e la crema opacizzante idratante 48 ore al tè verde per le miste o grasse con foglie di tè. Ingredienti 95, 96% di origine naturale. Mi serviva breve quella, sta per finire, quindi l'ho acquistata. Poi che c'è qua? Ok, mettiamo le mani. Oppla, della Nivea, le salviette struccanti viso e occhi con acqua micellare 3 in 1. Rimuove anche il trucco waterproof. Ok, A02 o 2 forse, riossigena la pelle. 25 salviette. Io di solito, come avete visto nelle mie skincare o comunque nel vlog, mi strucco con una salvietta, dopodiché detergo completamente il mio viso, quindi faccio comunque una specie di doppia detersione. Qua, ok, aspettate un attimino, continuiamo a buttare le mani. Un altro shampoo, questo è della Schultz, è un classico shampoo. Questa volta ho preferito prendere il ristrutturante. Perché se non era in offerta, quello schiarente che uso di solito no, e questo sì, quindi ho preferito questo. E beh, è da provare. Della Stenom, azienda mi ha dato un altro roll-on della linea Dermocare, un deodorante in roll-on. Si chiama Deo Cream, antitraspirante 24 ore senza alcol. Mi piace molto quel prodotto. Già ne ho utilizzato uno o due, due confezioni, ora non mi ricordo. Poi su Ecoverde ho fatto gli acquisti e ho comprato, ho fatto gli acquisti che ho regalato e per me ho comprato questo crema contorno occhi della Nonique, sì, Vegan Natur, credo che sia tedesca, tedesca di Germania.
È comunque una crema energizzante. Beh, sta finendo quella che ho, quindi a breve si metterà in uso. E ho chiesto a Ecoverde due campioncini. Ho potuto chiedere. Sono rimasti solo i campioncini? Sì. Ho scelto della Biofficina Toscana il detergente delicato, così qua dovessi andare fuori anche semplicemente una barra due notti, porto questa e sto a posto, quindi l'ho preferito prendere. E poi della Bio Vegan Skin Food, una crema viso. Sì, una crema viso per pelli normali, normali. Ok, sempre comode. E poi ho dei gadget che mi ha dato una ragazza che conosco, che ho iniziato a frequentare di recente. Lei fa l'agente di commercio per un'azienda e ovviamente viene riempita di gadget che deve dare ai suoi clienti, ma a volte sono tanti, quindi fa regali agli amici. Mi sono presa questo. Voi direte che cos'è questo? È semplicemente un... Trasforma una lattina in una bottiglia. Voi aprite la lattina, ci incastrate questo sopra e versate. Quindi potete richiudere, non si sfiata la Coca-Cola, eccetera. È una genialata assurda. Poi mi ha omaggiato di questo cuore che non è semplicemente che un apri bottiglia. Cioè, è bellissimo. Non l'ho ancora provato, però credo che sì. Utilizza di qua, vediamo se c'è qualche. Sì, c'è un'immagine. Praticamente si appoggia questa parte sulla base del collo della bottiglia e si tira su. Fighierrimo come prodotto, veramente molto carino. E come ultimo omaggio mi ha omaggiato di questo contenitore per tessere. Con il sistema è praticamente un contenitore per carte di credito con il blocco di sicurezza per non far smagnetizzare oppure per evitare che i POS si dovrebbero chiamare. Oddio, non ve lo so spiegare. Di recente c'è stata una polemica, di recente, molto più di recente, ci sono state diverse denunce nell'ultimo periodo delle carte con lo sblocco automatico per il pagamento di piccole somme senza dover mettere il codice, anche semplicemente avvicinando alla tua borsetta o al tuo portafoglio un aggeggino che non vi saprei dire il nome. E questa livrea la chiamano livrea di sicurezza per la carta di credito, aiuta a schermare la tua carta di credito in modo tale che non ti rubino i soldi. Ora non riesco a mettere anche il talloncino. Ok, non importa. Poi nel periodo di Pasqua mi hanno regalato un uovo della Lindt. Erano anni che non ricevevo un pensiero, un uovo di Pasqua. Di solito era il mio nonno che purtroppo non c'è più, che mi faceva un piccolo uovo, piccolino piccolino, giusto per il pensiero. Invece quest'anno nonnino non c'era più e parlando in chat con il gruppo di amici, parlando di questa cosa, sono stata omaggiata di un uovo della Lindt ed è uscito come regalino dall'uovo, come pensiero dall'uovo, un braccialetto. Dovrebbe essere bracciale in metallo realizzato in Italia, senza nickel. È un braccialino argentato e ha diciamo, la forma del cioccolato Lindt e una pietruzza rossa. È carino, ma semplice ciondolino, però è molto carino. Sì, è stato un pensiero carino di questi nuovi amici che sto frequentando. E di recente, settimana scorsa, ero in giro e mi sono voluta regalare l'ho scelto da Yvo Cumbra, si dicono in Campania, praticamente il ragazzo di colore che gira con anche tipo sulle spiagge, eccetera, con questi
jewels carine, alcune volte sono, alcune cose sono carine. E volevo prendermi, alla fine mi sono presa questo anello. All'inizio lo volevo trasparente, con le pietre trasparenti, ma non c'era il mio numero. Guardate qua, il mio numero, non c'era la misura per il mio dito. Alla fine l'ho scelto verde perché lo porterei qua, anche perché non c'era nessun anello simile anche con altre pietre che mi andasse qua. Quindi alla fine ho preferito prendere questo per il dito medio. Molto carino questo verde. Non so se si vede, mi piace molto. Ok, questi sono i regali e gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Io spero che questo video ti abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box e qui nell'ultima schermata trovi il tastino per l'iscrizione. Io nel frattempo ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba!